Si riprende con l'inizio del secondo quarto, 18-16 il punteggio in favore dell'Urania, che ha come top scorer il capitano Andrea Paleari, 1 su 2 da 2, 4 su 4 ai tiri liberi. Per lui anche una palla recuperata, una palla persa. Mentre il top scorer per Orzinuovi è Perego con 6 punti, 2 rimbalzi. Primo quarto piuttosto equilibrato, ora vediamo anche i quintetti in campo. Ci sono Ruggero, Ture, Piunti, poi c'è Zambon insieme a Bona per Orzinuovi, Ferrarese, Restelli, Gorla in grosso e Paleari invece per l'Urania. Pallone che arriva a Piunti e fallo da parte di Gorla. Primo fallo per il numero 17. Rimessa da fondo, va Ruggero, pallone per Piunti, uno contro uno con ingrosso, scarica fuori per Bona, tripla da parte del numero 11, ancora sbagliata, rimbalzo però buono per Piunti che vede in mezzo Zambon, prova il giro a tiro, non va, rimbalzo di Gorla anche da terra, Ferrarese apre per Restelli, ingrosso, primo controllo sbagliato del 21, va da Ferrarese, uno contro uno con Ruggero. Gorla esce dai blocchi, c'è ingrosso uno contro uno, prova a entrare dentro, fa tutto da solo ingrosso, lo scarico per Gorla vicino alla punta, sbaglia però la conclusione da vicino, riparte Bona, Ruggero, Piunti apre verso Ture, gran finta del 23, prova ad entrare, Ruggero scarica per Bona, non se la sente di tirare dopo gli errori di prima, ancora Bona, allora entra dentro l'area, pallone per Zambon, costretto a retrocedere, Bona dalla lunetta sul pallone d'ingrosso, non riesce a contrastarlo, quinto punto per Marco Bona. Urani in avanti con Gorla in punta in grosso, apre per Laganà, tre si scalda Bartoli dalla panchina, in grosso prova l'uno contro uno, scarica per Laganà, può andare alla tripla, ci va Laganà, tabellata per lui, Touré già dall'altra parte, c'è Piunti in mezzo, Touré non va dal suo numero due, prova a fare tutto da solo, primo ferro, rimbalzo di Restelli. E Urania che riparte già con Ferrarese, ma è in inferiorità numerica ai Cadua, allora Ferrarese si arresta alla linea dei tre punti, in grosso non va a rimbalzo, sbagliata la conclusione mancina di Ferrarese. Zambon, fase convulsa del match, prova a rimettere ordine Ruggero. Piunti in punta uno contro uno con ingrosso, si cerca dentro Bona, è bravissimo Restelli, ma l'ultimo tocco è il suo, rimessa da fondo per Orzinuovi. Esce Laganà, entra Bartoli, mentre rientra Cantone in cabina di regia per Orzinuovi. Dopo una breve pausa per asciugare il pavimento, che parte con la rimessa da fondo, la batte Ruggero, serie di blocchi a liberare Bona che riesce a ricevere in precario equilibrio contro Ferrarese, uno contro uno dell'11, torna all'indietro, Piunti alla conclusione dalla distanza, non va, allora riparte in transizione Ferrarese, c'è Ruggero che con le sue grandi ali protese non riesce a farlo ripartire, si va da Bartoli contro Cantone, pick and roll di Ruggero che non riesce, allora in grosso prova a ricevere il pallone, è Bona il recupero ma commette infrazione di passi, sanzionato dall'arbitro, e dunque sarà comunque palla in favore dell'Urania. Rimessa laterale da parte di Tommaso Ingrosso, 18 pari, 2 a 2 il parziale del primo quarto. Restelli per Gorla, Bartoli riceve il pallone, uno contro uno contro Bona, Ingrosso contro Zambon, prova a entrare dentro,
una finta in grosso, prova la conclusione Mancina, stoppata, c'è Gorla, non riesce il tapin del numero 17, poi fallo, il secondo da parte di Gorla, abbastanza ingenuo parte del numero 17. Si scalda Paleari, pronto a entrare il capitano, esce proprio Nicolo Gorla che ha commesso il suo secondo fallo. Montefusco dice un paio di cose, anche una pacca sostegno per Gorla che non è andato ancora a referto. Cantone supera la metà campo agevolmente, difesa zona per l'Urania. Zambon, Bona gira subito il pallone per Ozzi Nuovi, Ruggiero uno contro uno con ingrosso, torna all'indietro, ancora sfidato Piunti al tiro e ancora secondo ferro, ingrosso apre subito per Ferrarese, supera la metà campo uno contro uno, si è sganciato bene ingrosso, prova a fare tutto da solo, Ferrarese subisce il fallo di Zambon, il primo per lui. Fallo sulla penetrazione di Simone Ferrarese, ex della partita, capace anche di segnare 40 punti con la maglia di Orzi Nuovi proprio contro l'Urania. Grande realizzatore il numero 8, non ancora andato a segno, vediamo se sblocca il suo referto con questi due tiri liberi. Il primo va, primo punto in maglia Urania per Simone Ferrarese. Ancora Ferrarese, 2 su 2 per il play classe 1987, fermo ai box da un anno e rientra a giocare con la maglia di Ricadua. Mentre esce Restelli, entra Tortù. È rientrato Scanzi invece per Orzi Nuovi. Cantone, pallone proprio per Scanzi, apertura verso Piunti sulla fascia laterale del campo. Cantone, sempre difesa zona, Piunti tra le linee, pallone per Zambona, ottima la copertura di Paleari. Ruggeri non se la sente di tirare da tre, in mezzo ancora Piunti, sempre con la conclusione, ma sempre il ferro a respingergliela. Cantone apre per Piunti, non se la sente di tirare, gioca sulle scarse percentuali da tre punti. Montefusco, Cantone, apertura, Ruggero da tre punti, va dentro. Primi tre per Antonio Ruggero e vantaggio 21-20 per Orzi Nuovi. Paleari per ingrosso, Paleari taglia in mezzo all'area di rigore, sì, in mezzo all'area, pallone per Tortù, prova ad andare, rimbalzo di ingrosso e tapin e primi due in maglia Urania per Tommaso Ingrosso. Ruggiero, apertura, Cantone, Scanzi da tre punti, grande il giro palla di Orzi Nuovi, ma sbaglia la conclusione Scanzi, pallone per Piunti, vola letteralmente Paleari, c'è il rimbalzo di Tortù che non può andare in contropiede, allora abbassa i ritmi Ferrarese, chiama a testa uno contro uno di Ferrarese con Piunti, c'è Zambono ora su Paleari, Scanzi invece prova a marcare Tortù dall'altra parte, non viene servito, Bartoli è andato all'uno contro uno, conclusione sul primo ferro, Cantone apre dall'altra parte, Scanzi si fa vedere, non va la conclusione, va a penetrare dentro l'area, poi scarica per Ruggero, aggira Bartoli, apre per Scanzi che è libero di andare alla conclusione e questa volta non sbaglia. Ancora tripla e sono 7 punti di Scanzi, più 2 per Orzi Nuovi. Ingrosso per Paleari, fa vedere Tortù, c'è Ingrosso sulla linea dei tre punti, prova lui la tripla, dentro per Ingrosso con fallo. Ingrosso a quota 5, buona la tripla da parte del numero 21, chiesto minuto di sospensione da parte della panchina di Orzi Nuovi, con vantaggio Urania 4 minuti e 33 alla fine del primo tempo, secondo quarto di gioco.
è sempre Paleari il top scorer. In quanto riguarda l'Urania, sono 5 punti di ingrosso, 5 di Bartoli, 4 di Tortù. Dall'altra parte 5 punti di Bona, 6 di Perego, 7 invece di Scanzi, con 2 su 2 da 2 e 1 su 2 da 3 punti. Tocca la doppia cifra invece la quota degli assist per Orzi Nuovi, in particolare Ruggiero Cantone a quota 2. A quota 2 per gli assist c'è Ferrarese, grande ex della partita, che però è a solo 2 punti con 0 su 4 dal campo. È andato a segno soltanto con i 2 tiri liberi in precedenza Simone Ferrarese, ma Urania in vantaggio 25 a 24. Cantone, lui in cabina di regia. Non c'è più la difesa zona, difesa individuale per l'Urania. Apertura adesso Perego, si gira bene Ruggero, il taglio di Valenti che è rientrato in campo, sbaglia la conclusione, ma c'è il fallo da parte di Ingrosso, secondo fallo del 21. Due falli per lui, due falli anche per Cantone dall'altra parte. Tiri liberi per Valenti, esce Ingrosso, rientra Restelli, si abbassa il quintetto dell'Urania. Paleari centro, Tortù da ala, quintetto iniziale di base schierato da coach Montefusco. Valenti dalla lunetta, dentro il primo. Ma per il secondo tiro libero Valenti sbaglia, 1 su 2 è liberi per Rodolfo Rudi Valenti, ex pallacanestro Cantù e Vanoli Cremona nel campionato di Serie A. Difesa che si è allungata parte di Orzi Nuovi, era prima una zona, adesso diventa individuale con l'uno contro uno di Paleari. Apertura per Bartoli, va lui da 3 punti, sfortunata la conclusione, ma c'è il tappin di Tortù che mette a segno il punto numero 5 e 6 della sua partita. Più 2 Urania. Cantone, uno contro uno con Bartoli, pick and roll da parte di Perego allungato e Tortù riesce a capire tutto e subisce anche fallo, anzi no, ha pestato la linea Tortù. Buona la visione di gioco in anticipo in difesa da parte di Lorenzo Tortù, poi ha calpestato la linea laterale e dunque sarà rimessa in favore di Orzi Nuovi. .338 sul cronometro tra i falli di squadra dell'Urania, uno solo per Orzi Nuovi. Ora si può andare a battere la rimessa laterale con Ruggiero. Vediamo come sarà lo schema da rimessa, si torna all'indietro sulla zona di nuovo di Cadua. Pallone per Valenti, c'è Tortù su di lui, Valenti non guarda nemmeno il canestro, si apre dalla parte di Scanzi che non va alla conclusione. Ora Cantone dalla linea dei 3 punti, primo ferro, rimbalzo per Orzi Nuovi grazie proprio a Cantone. Ruggiero non se la sente ritirare, Scanzi in punta, entra dentro l'area, poi Cantone anche lui in penetrazione, fallo da parte di Ferrarese. Secondo fallo da parte di Simone Ferrarese, si colpevolizza subito. Quarto per l'Urania, dopo saranno solo tiri liberi per Orzi Nuovi. Valenti, Scanzi anche lui non tira, poi dentro il pallone per Perego, perfetta questa azione, attacco alla zona con i 2 punti di Perego che sale a quota 8. Tortù, Bartoli,
su di lui Perego, può andare all'uno contro uno Bartoli, entra dentro, poi prova la conclusione da due, non va. Allora Cantone in transizione, pallone per Ruggero, Scanzi non va dalla linea dei tre punti, pallone per Perego, ennesima finta del numero 9, scarica per Ruggero che ci atterra un giocatore dell'Urania, si tratta di Ferrarese. Minuto di sospensione per coach Montefusco. Altre due per Ruggero sul minuto chiesto da parte di coach Montefusco, che chiede anche agli arbitri di vedere certi contatti. Era rimasto a terra Ferrarese sul arresto e tiro da parte di Antonio Ruggero, classe 1981, ex Roseto e Scafati, per lui 13 punti in 33 minuti di media l'anno scorso con la maglia di Orzi Nuovi. Controparziale dunque di Orzi Nuovi in questo secondo quarto, recita 9-13 il tabellone del secondo quarto con il vantaggio più 2 da parte della squadra bresciana sull'Urania. Si riprende a giocare qui al Palaiseo, 2 minuti e mezzo alla fine del secondo quarto di gioco. Va Ferrarese alla rimessa, si fa vedere Restelli, poi riceve di nuovo Ferrarese sulla difesa allungata di Orzi Nuovi. Raddoppio di Ruggero, applaudito da coach Crotti. Andrà Paleari alla battuta della rimessa. Tortù, si fa vedere Rastelli, anzi è Bartoli, scusate, guadagna la rimessa laterale. Brava Rastelli, la battuta della rimessa, fa vedere dei blocchi ferraresi, dietro di lui Paleari che riceve alto sopra la testa di Valenti. Ferrarese, pick and roll che non si concretizza, gli chiedono il fallo su Paleari, fallo da parte di Scanzi, primo fallo da parte di Andrea Scanzi, secondo di squadra nel secondo quarto per Orzi Nuovi. Tortù, 13 secondi su cronometro, Bartoli prova a cercare Paleari, c'è Restelli, non va la conclusione, Ferrarese, Tortù, mancano 4 secondi, vince almeno la rimessa laterale in questa azione un po' confusionaria da parte dell'Urania. 3 secondi mancano alla fine allo scadere dei 24. Restelli, pallone per Tortuina, alley-oop, sbaglia per una conclusione che sembrava molto semplice. Ruggero si scontra col compagno di squadra, contropiede Urania, c'è Tortù contro Scanzi, va con la conclusione da vicino e va anche dentro. Pallone girato da parte di Orzi Nuovi, ancora Scanzi, non va la conclusione, si parte da Cantone, Ruggero e il fallo da parte di Bartoli, saranno 2 tiri liberi per il fallo di Lorenzo Bartoli, il primo. Se rientra Ture per Cantone.
Primo assegno parte di Ruggiero. Sala quota 6 e poi 7 con i 2 su 2 dalla linea dei tiri liberi. Ferrarese per un attimo gli sfugge il pallone, contrastato da Touré, poi scarica per Bartoli in emergenza. Ancora Ferrarese, gioca il pick and roll e poi si alza la linea dei tre punti. Assegno Ferrarese, guarda la tribuna, tripla da parte di Ferrarese, sono 5 per lui grazie a questa tripla. 32-31 Urania. Valenti chiede il fallo di Tortù e c'è il fallo da parte di Lorenzo Tortù, il primo del numero 33. Spinta da parte del 33 su Valenti, si lamenta molto la panchina Urania. Fallo d'esperienza guadagnato da parte di Rudy Valenti. Prima conclusione a segno, sono 2 punti per lui, 2 su 3 dalla linea della carità. Ancora Valenti dalla linea di tiro libero, a segno, più 1 adesso a maglie invertite per Orzinuovi. Bartoli blocca il palleggio in una linea che non era proprio facile da interpretare, poi Tortù prova a entrare col terzo tempo, palla sul tabellone, ci crede a rimbalzo e segna in tap-in, chiede anche il fallo ma non c'è. Tortù a segno, decimo punto, primo in doppia cifra della sfida, Lorenzo Tortù, più uno l'Urania sul 34-33, punteggio bassissimo. Scanzi prova la tripla, non va. Ferrarese supera la metà campo con il blocco di Paleari su Touré. 16 secondi, discrepanza di 4 secondi fra il cronometro di 24 e quello della partita. Palleggio di Ferrarese, 7-6 secondi, 1 contro 1 con Valenti. Ferraresi vuole entrare in area, ci va e guadagna anche il fallo. Vuole due tiri liberi coach Montefusco e così sono. Valenti è il fallo numero 2 per il capitano di Orzinuovi, mentre dovrebbe rientrare Gorla al posto di Bartoli ed è così. 7 secondi alla fine del secondo quarto, 2 tiri liberi per Ferrarese, 5 punti fino adesso, tutti segnati nel secondo quarto da parte del numero 8. Primo sbagliato da parte del numero 8. Va la seconda conclusione dalla lunetta il numero 8. Va dentro, sesto punto, 7 secondi più 2 Urania. C'è il minuto di sospensione chiesto dalla panchina di Orzinuovi per orchestrare questo schema. A 7 secondi alla fine del primo tempo, Urania in vantaggio 35-33 nei confronti di Orzinuovi. Con il tabellino che recita 10 punti per Tortù, 6 per Ferrarese e Paleari, 5 per Ingrosso insieme a Bartoli. Dall'altra parte sono 8 i punti di Perego, 7 di Ruggero e Scanzi, poi 5 Bona. Non ancora segno, punti con 0 su 4 dal campo, 0 anche per Touré, 0 su 2 dal campo. 4 però sono i rimbalzi di punti che ha fatto la differenza sotto canestro. Invece 3 punti con 3 assist per Cantone in cabina di regia. È entrato Sedazzari in difesa per l'Urania. Touré prova a fare tutto da solo sull'attacco di Laganà. Touré una finta apertura per Ruggeri, può andare con la tripla sputata dal ferro.
Sbagliata la conclusione di Ruggiero. E dunque si chiude il secondo quarto, il primo tempo, con le squadre che vanno negli spogliatoi sul 35-33 per l'Urania IK2 Milano contro Orzi Nuovi Basket. A risentirci fra 15 minuti per il terzo quarto di gioco. Si riprende al Palaeseo di Milano sul punteggio di 35-33 in favore dell'Urania Milano. Andiamo a vedere i quintetti di questo secondo tempo con Restelli, Ferrarese, Bartoli, Paleari e Tortù. Per l'Urania dall'altra parte Cantone, Scanzi, Ruggiero, poi c'è Perego e c'è anche Piunti, quindi stessi quintetti di partenza per IK2 e Orzi Nuovi. Tortù riceve la palla da Ferrarese, lo scambio, siamo lontani dalla linea dei tre punti, prova a entrare Ferrarese in penetrazione e altri due per Ferrarese, siamo a 8 per lui, più 4 per l'Urania. Dall'altra parte Cantone chiama lo schema pollice basso, allora Scanzi si libera sulla linea dei tre punti, Piunti, strana in solida posizione di post per Ruggiero su Bartoli, riesce bene il giro a tiro del numero 20, nono punto per Ruggiero. Paleari, gran finta, entra dentro, fallo da parte di Perego, due tiri liberi per il capitano. Paleari, il primo è dentro per il capitano, finora perfetto e liberi, 5 su 5, settimo punto per Paleari. Ancora il capitano dell'Urania che va dentro, perfetto, 6 su 6 dalla linea della carità, Andrea Paleari, ottavo punto per il capitano. Ruggiero riceve sulla meno 4 Orzi Nuovi, Scanzi uno contro uno contro Ristelli, apre il gioco per Piunti che non tira, apre di nuovo per Cantone, Scanzi uno contro uno sempre da quella parte con Ristelli, Piunti prova a entrare dentro l'area, scarica, ottimo per Ruggiero che è libero, piedi per terra, sbaglia però la conclusione, c'è subito contropiede Urania, Ristelli per Bartoli di destro, dentro, è più 6 Bartoli. Settimo punto per Lorenzo Bartoli, 42-35, vola l'Urania con un parziale di 6-2, chiuso ora dal tapin da parte di Piunti, primi due per il centro classe 90 di Orzi Nuovi. Ferrarese, pick and roll con Paleari, è dentro l'area il capitano, prova ad andare dentro, va alla conclusione e non va dentro, ma subisce il fallo da parte di Perego. Secondo fallo, tutti e due in questo terzo quarto. Secondo per Orzi Nuovi di squadra. Ancora Paleari dalla lunetta, finora 6 su 6. Per il numero 11 Paleari sbaglia il primo, ancora Paleari dopo il suo primo errore dalla lunetta e va dentro questa volta, 1 su 2 e nono punto per Paleari. Perego, Cantone ancora per Perego, perde la palla sull'attacco di Ristelli, Tortù prova ad andare in transizione, torna poi da Ferrarese che rimette le cose a posto sulla pick and roll di Ristelli in transizione, ancora Ferrarese può fare e può andare all'uno contro uno contro Perego, entra dentro l'area Ferrarese, pallone troppo basso per Paleari, non riesce a recuperarlo, pallone per Orzi Nuovi.
42-37, più 5 per l'Urania. Ruggero per Cantone, supera la metà campo il numero 17, Piunti va a scontrarsi praticamente con Paleari sulla linea dei tre punti, rimane lì Piunti, non riesce ad andare, scarica per Ruggero, uno contro uno con Bartoli, in aiuto Paleari, si arresta Ruggero, grande arresto, è nono punto per Ruggero. Ferrarese riceve molto basso il pallone, attaccato da Cantone, chiama e la blocco di Tortù, poi fa tutto da solo Ferrarese, ora ha cerchiato, non si riesce a liberarsi della sfera, pallone per Tortù, apre il gioco, Bartoli può andare da tre punti, Bartoli, primo ferro. Cantone, Piunti attaccato da Tortù, buona la difesa di Lorenzo Tortù, la recupera Restelli, ancora per il 33, Ferrarese libero, Tortù lo vede solo adesso, Ferrarese spezza il raddoppio, può entrare in area, si arresta sulla linea dei tre punti, torna da Tortù, chiama a sé Bartoli, pick and roll Bartoli contro Piunti, ma soprattutto Scanzi contro Tortù, si gira bene il numero 33, primo ferro, Paleari a rimbalzo, la tocca ma non riesce a controllare, poi Scanzi contro Piere con Bartoli, gran giro del numero 16, scarico per Piunti, non può sbagliare, 4-0 di parziale, firmato Piunti e meno 1 Orzinuovi. Restelli supera Scanzi, può entrare in area, Tortù è libero, ma sfonda Restelli. Fallo in attacco del numero 10, primo fallo, anzi secondo per Restelli. Cantone sulla linea di tre punti, si fa vedere Piunti, poi Scanzi, pallone per Ruggero che non controlla, rimessa laterale in favore dell'Urania, fa vedere Bartoli, anche Ferrarese in allungo, può andare sulla difesa di Scanzi, poi torna lì indietro Tortù, ancora per Ferrarese, doppio pick and roll, entra in area Paleari, chiede ancora pick and roll Ferrarese, non si chiude il gioco dell'Urania, costretto al tiro Ferrarese, Bartoli rimbalzo in emergenza, Tortù va al tiro 2 secondi dal termine e c'è il fallo poi di Scanzi sul rimbalzo in attacco di Paleari. Secondo fallo di Scanzi, rimessa laterale, rimane in attacco l'Urania con Laganà che è entrato in campo al posto di Ferrarese. Laganà per Paleari, non riesce la rimessa laterale, Paleari si arrabbia. In quel pallone che ritorna a Orzinuovi, Ruggero in cabina di regia, Cantone si fa vedere sulla difesa zona di nuovo dell'Urania, Piunti non va al tiro, ora lascia poi a Scanzi, ancora Piunti sull'attacco di Bartoli, lo scarico è corto per Scanzi ma riesce a recuperare Cantone, 5 secondi al termine, fallo di Laganà su di lui. Primo fallo di Mattia Laganà. Ruggero apre per Scanzi, buona la finta del numero 16, ma siamo ancora sulla linea dei tre punti, poi il pallone telefonato di Cantone, buono l'anticipo di Tortù, non riesce però a mantenere il pallone in campo. Ruggero, taglio di Piunti su Paleari, uno contro uno del 2, prova ad andarsene, secondo ferro, rimbalzo di Restelli,
Laganà riparte sulla difesa di Cantone, chiama il pick and roll con Tortù. Laganà rimane lì, ancora pick and roll chiamato del numero 9, si gira, pallone per pari aria, triangolo si chiude, Tortù, due punti ancora per Lorenzo Tortù e sono 12 per lui. Scanzi più 3 Urania, 4 minuti e mezzo al termine del terzo quarto. Finta da parte di Lorenzetti che commette passi, altri due cambi, esce Scanzi, entra Bona, esce Cantone, entra Touré, entra Gorla e anche Ingrosso per Ikadua. Vediamo chi esce, esce Paleari ed esce anche Bartoli. Restelli la rimessa, si fa vedere Gorla, non riesce a ricevere Laganà in questo momento, rischia Gorla insieme a Laganà, c'è il fallo da parte di Bona, primo della sua partita, quarto fallo per Orzinuovi che ora è in bonus. Tortù, ora fa lui da playmaker aggiunto, il numero 33 chiama Laganà che riceve il pallone, ritorna da Tortù, pick and roll di Ingrosso, anzi riceve il 21, si torna da Tortù ma siamo lontani dal canestro. Laganà sulla difesa di Touré, riceve il pallone, pick and roll con Ingrosso, Laganà è costretto a tirare da lontanissimo, secondo ferro e poi c'è il fallo da parte di Bona su Ingrosso, saranno due tiri liberi per il numero 21 dell'Urania. Secondo fallo nel giro di pochi secondi per Bona. Due tiri liberi per Tommaso Ingrosso. Quota 5 il 21. Ed è quinto fallo di squadra per Orzinuovi. Ora sarà solo tiro libero per l'Urania. Va Ingrosso dalla linea del tiro libero, sbaglia il primo, seconda conclusione, va dentro, buono secondo per Ingrosso, sono 6 punti per il numero 21 dell'Urania. Touré, poi Lorenzetti apre per Touré in precario equilibrio, ma c'è il fallo da parte di Laganà, mi sembra. Anzi, Restelli fallo. Secondo fallo di Restelli. Ora Ruggero per Piunti. Apre per Bona, non va alla conclusione, sempre sulla difesa zona dell'Urania. Apertura per Ruggero che non riesce a controllare, ora va in palleggio sull'attacco di Laganà, Ruggero si arresta alla linea del tiro libero, grande arresto e tiro di Ruggero, 11 punti per lui, primo in doppia cifra per quanto riguarda Orzinuovi. A quota 12 invece Tortù in possesso di palla, Ingrosso per Laganà, ancora Tortù, c'è fallo da parte di Bona, il terzo per il numero 11. Anzi, fallo di Lorenzetti. Ancora due tiri liberi per Ingrosso. Primo va dentro. Ottavo punto. E ora nono per Ingrosso. Più 4 Urania, 3-17 dalla fine del terzo quarto. Bona, sempre difesa zona, 2-3 per l'Urania. Ruggero,
Piunti verso Bona, attaccato da Restelli, poi Laganà, e fallo in attacco di Piunti. Pallone in possesso dell'Urania, primo fallo di Piunti. Andrà Restelli alla battuta della rimessa laterale. Ci sono Laganà e Tortù sulla sua verticale, ma c'è da asciugare il terreno di gioco, il parquet del Palaiseo. Ora si può ricominciare con il raddoppio su Tortù. Ora Ruggero va vicino a Rastelli, a Restelli. Fa vedere Laganà, pallone per Tortù, sarà lui a portar palla sull'attacco di Piunti, lo supera in velocità, Tortù entra dentro l'area, si sferma, il pallone è sfiorato da Touré, in grosso, chiama lo schema con il pick and roll da Laganà, si apre Tortù, per un attimo pensa alla conclusione, uno contro uno su Piunti, Tortù si arresta alla linea del tiro libero, secondo ferro, Touré apre subito per Piunti, che va in terzo tempo, ma sbaglia, una conclusione facile. Gorla prova ad abbassare i ritmi l'Urania. Ingrosso. Poi c'è il fallo a parte di Piunti, secondo fallo. Tiri liberi per Tortù. Entra uscito proprio Piunti al suo secondo fallo, rientra Rodolfo Valenti. Uscito anche Lorenzetti dentro Bona. C'è Tortù, la linea del tiro libero, il primo va dentro. Siamo 13 punti per Lorenzo Tortù, top scorer di questa partita. Ancora Tortù e va per 14. Touré supera agevolmente la metà campo, sempre zona 2-3 per l'Urania. Apertura verso Ruggero, che da lì è a piedi per terra, ma il ferro gli sputa la conclusione. Ruggero apre per Touré, ora può andare anche lui da tre punti, sbaglia, ma c'è il fallo antisportivo chiamato a ingrosso. A rimbalzo terzo fallo per lui, sarà quindi due tiri liberi e possesso per Orzi Nuovi. Fallo del 21, ingenuo a rimbalzo, ha sbracciato un po' troppo, ora si va a chiarire con Giorgio Piunti, centro classe 90, parte delle giovanili di Montegranaro, ex Ancone Lecco, col quale ha totalizzato 13.2 punti e 8.7 rimbalzi a partita. Primo e dentro per Piunti, quinto punto della sua partita, tutti tra l'altro realizzati nel secondo tempo, 6 per il centro classe 90. Esce proprio Piunti, rientra Perego, più 4 Urania a 2 minuti dal termine del terzo quarto. Touré, Valenti, Bona, attaccato da Laganà, supera Laganà, ma grande il tocco da parte del numero 9, recupera caparbiamente Bona e apre per Ruggero, gran finta del 20, può andare alla conclusione, sbaglia, e il tiro da tre punti. Laganà, Tortù, fa vedere sulla linea dei tre punti Gorla, non è entrato ancora in partita, è la numero 17, apertura per ingrosso, non spara la bomba, prova ad andare, giro e tiro, ingrosso sul primo ferro, a rimbalzo solo maglia di Orzi Nuovi, Ruggero recupera,
Uno contro uno di Ruggero, può aprire per Valenti, fa tutto da solo il numero 20 e poi apre e sbaglia. Cambi per l'Urania, esce Tortù, entra Paleari, esce Restelli, entra Ferrarese. Lagana, e lui a portare palla per l'Urania. Supera un avversario, Lagana entra dentro, Palombella alla Navarro, non prende neanche il ferro. Bona, proprio sulla difesa di Lagana, spinge forte ora Arzinuovi, grande il tocco, doppio da parte di Paleari, Ferrarese, oscurata la visuale e c'è il fallo di Perego su Ferrarese. Terzo fallo di Riccardo Perego. Due tiri liberi per Simone Ferrarese, si tocca la coscia destra. Secondi e 4 decimi alla fine del terzo quarto. Tiri liberi in favore di Simone Ferrarese, quota 8 in questa partita, tocca quota 9 in questo momento. Buona anche, anzi sputato dal ferro, però la dea bendata aiuta l'Urania che rimane in possesso di palla in attacco. Sbagliato il tiro libero di Ferrarese, esce intanto in grosso, rientra Bartoli, rimessa da fondo. 50 secondi al termine, più 5 Urania sul 50-45. Ferrarese si apre, la Ganà riceve sull'attacco di Touré. Ferrarese può orchestrare questo gioco d'attacco con 18 secondi allo scadere dei 24. Lagana contro Touré, non si cerca Paleari, il tocco di Perego, ancora 8 secondi, Ferrarese contro Valenti, apertura per Gorla, finta da 3 punti, Gorla non va. 25 secondi, 2 secondi di discrepanza, Scanzi apre per Bona, può giocarseli tutti il numero 11. E chiama calma, ci sarà il pick and roll con Valenti, cambio sistematico, poi Ferrarese riesce per un attimo a recuperare la palla, Bona da terra, apertura nel nulla, Touré da 3 punti, palo di Touré, un secondo dal termine, Paleari da centrocampo e si chiude il terzo quarto di gioco, 50-45 per Urania Wildcats IK2 a Milano. Con terzo quarto che recita il parziale di 15-10 in favore di Urania. Ultimo quarto di gioco, 50-45 Urania, più 5 per Milano al Palaiseo, alla prima giornata del girone B di Serie B della Lega Nazionale Pallacanestro. Pallone telefonato di Scanzi, subito recupero da parte di Gorla. Allora, riparte Ferrarese sull'attacco di Touré. Tortù, buona la finta su Bona, è praticamente andato a vuoto, si cerca Paleari contro Valenti, Paleari prova a superarlo, il pick and roll che non riesce con Tortù, prova l'1-2, Paleari giro e tiro, non è sul primo ferro, Gorla non riesce ad andare a rimbalzo, brutta questa azione da parte dell'Urania. Touré, apertura per Bona, primo passo e si va da Perego, conclusione, due tiri liberi per lui perché c'è il fallo parte di Gorla, il terzo per il numero 17. Il lunetta Perego, 8 punti per il numero 9.
9. Ora 10, doppia cifra per Riccardo Perego, l'ex Montichiari. Buona la sua prova fino adesso, sotto le plance Bartoli sull'attacco di Touré, apre verso Paleari, c'è il taglio di Gorla, non viene servito, no, si passa da Ferrarese, pick and roll, Ferrarese uno contro uno con Valenti, lo supera Ferrarese, il lob dentro di Simone Ferrarese. 11 per il playmaker, anche lui in doppia cifra. Bona, Valenti, più 5 Milano, 52-47. Bona lascia lì per Perego, una finta di troppo. Touré per Scanzi, Valenti contro Tortù, di fisico Valenti, apre per Bona, piedi per terra, dentro. Sesto punto per Bona. Più 3 per Riccadua. Ferrarese, c'è Paleari a supporto, pick and roll, triangolo che si chiude ora, Paleari contro Perego, passi da parte del capitano. Cambio per l'Orania, esce Gorla, rientra Restelli. Touré, zona ancora per l'Urania, Valenti, apertura per Bona, libero dalla linea dei tre punti, può andare a scoccare la freccia, non va, pallone ancora per Orzinuovi, Scanzi, Perego, ennesima finta, tocco Paleari, rimessa da fondo a 7 secondi allo scadere dei 24 per Orzinuovi. Touré, apertura per Scanzi, va da tre punti Scanzi, aggancia Orzinuovi con i tre punti di Scanzi. Per Scanzi al decimo, 52 pari e mini tempo supplementare, 7 e mezzo dalla fine. Restelli, pick and roll, c'è il fallo di Valenti su Paleari. Terzo per Rodolfo Valenti. Paleari alla rimessa, Tortù. Fa vedere Bartoli, finta, si va da Ferrarese. Uno contro uno di Ferrarese su Valenti, apertura, Restelli da tre punti, palla sul tabellone, rimbalzo di Valenti, va lui addirittura in contropiede sull'attacco di Restelli, quasi passi per lui, poi l'apertura per Scanzi, sempre contro Restelli, aggressivo sotto la canestro, raddoppiato da Tortù, apertura per Touré, contro Paleari, entra dentro Touré, conclusione sbilenca, ma dentro da parte di Touré. Minuto di sospensione per Urania, più 2 Orzinuovi, 54-52, con i primi due punti per Mohamed Touré. A 54 il punteggio, Ferrarese e Tortù. Tortù a 4-14, Ferrarese a 4-11, sono i top scorer per Milano che ha il 32.7% dal campo. Orzinuovi tira col 42-6, top scorer Ruggero con 13 punti, a quota 10 Scanzi e Perego.
Si riprende a giocare Ferrarese, Restelli, Bartoli, Tortù, Paleari per Urania. Bona, Touré, Perego, Scanzi e Valenti per Orzinuovi. Ferrarese, difesa c'è Bona, pick and roll c'è Perego, ora su di lui. Può provare l'uno contro uno dentro l'area. Ferrarese di destro, dentro. A quota 12 Ferrarese. Touré, anche lui in penetrazione, tocco la parte di Paleari, pallone che rimane lì, vediamo che riesce a contenderlo. Palla 2 e la freccia premia Urania. 54 pari, 6 minuti e 15 secondi alla fine dell'ultimo quarto, ancora parità, tutti in equilibrio qui al Palaiseo fra Urania Milano e Orzinuovi Basket. Ferrarese si fa vedere, Bartoli, ancora Ferrarese, gestisce il pallone, chiama lo schema sull'attacco di Touré, lo manda per un attimo a terra, poi riprende il pallone sullo scarico di Tortù, uno contro uno con Valenti, ancora Ferrarese, pick and roll giocato con Paleari, si chiude il triangolo in questo momento insieme a Restelli, Paleari può fare tutto da solo, stoppato da Bona. Va lui da solo in contropiede, Bona riesce a servire Perego che sbaglia da sotto, un canestro già fatto, dunque si rimane su 54 pari. Paleari supera lui la metà campo sull'attacco di Valenti, gli fa commettere il quarto fallo ed è il secondo in questo periodo per Orzinuovi. Triplo cambio in vista per coach Alessandro Crotti. Cantone per Touré, Ruggiero e Zambon. Esce Bona e esce anche Valenti. Tortù riceve da Paleari, Bartoli uno contro uno contro Ruggiero, bella la finta di Bartoli, si vede la maglia tirare, non fischia fallo l'arbitro. Tortù uno contro uno con Perego, dentro Tortù, non va dentro la conclusione, ma saranno due tiri liberi per il 33, fallo di Perego, anzi fallo viene chiamato a Zambon, secondo fallo di Davide Zambon, anche perché sarebbe stato il quarto di Perego. Tortù, sono lunetta, per ora sono 14 punti di Lorenzo Tortù, 15 a referto col tiro libero a segno. E il secondo non va a segno per il tocco di Perego, si rimane solo sul più uno per Urania. Ruggiero, ancora zona 2-3, chiamata da coach Montefusco. Perego apre per Ruggiero, non ha ancora costruito niente Orzinuovi, pick and roll Ruggiero, vediamo se va la conclusione personale su Bartoli, primo ferro, rimbalzo per Ferrarese, porta lui il pallone sull'attacco di Cantone, apertura per Paleari molto lontano dal ferro, si apre Tortù, playmaker raggiunto, Bartoli ha provato ad andarsene via col pick and roll e c'è il time out chiamato in campo, chiamato da Orzinuovi, più uno per l'Urania in questo momento, 55 a 54. Urania con soli 7 assist, 11 palle perse, 10 recuperi, 17 invece sono le palle perse per Orzinuovi, 15 gli assist. Male le due squadre come percentuali dal campo, 5 su 23 per Orzinuovi da 3 punti, 4 su 16 per l'Urania, con l'1 su 1 di ingrosso, 1 su 3 di Bartoli e 1 su 4 di Restelli. E
tiri liberi quasi perfetto Orzinuovi, 9 su 10, mentre 17 su 22 per l'Urania. Dunque paga qualche tiro libero di troppo sbagliato, molti concessi da parte della difesa di Orzinuovi. Rimessa per Orzinuovi che va in avanti con Cantone. Scanzi, si fa vedere Piunti che è rientrato in campo. Ora sotto i fischi del Paliseo, Piunti apre per Scanzi, libero Ruggero, non va alla conclusione da tre punti. Ritorna da Scanzi in punta contro Ferrarese, si arresta il tiro, secondo ferro, rimbalzo proprio di Ferrarese, fa tutto il campo Restelli, non riceve, c'è Bartoli che torna da Tortù. Pick and roll, Zambon contro Tortù, prova l'uno contro uno, Tortù va sul destro, fallo di Zambon, saranno solo due tiri liberi per Tortù, terzo fallo di Zambon. Ancora il Lonetta Tortù, 15 punti per lui. Primo assegno 16 per Lorenzo Tortù. Più 2 Urania, 4 minuti dalla fine, più 3 in questo momento, 17 e punti da parte di Lorenzo Tortù e Referto. Ricordiamo che ora Arzinuovi sarà in bonus, quindi Urania andrà solo con i tiri liberi, ha un nuovo fallo dei bresciani. Ruggero, uno contro uno con Restelli che sta difendendo molto bene, pallone per Zambon, Scanzi contro Tortù, Scanzi entra in area, Tortù stoppata. Si arrabbia coach Montefusco che voleva dopo la stoppata il recupero da parte di Tortù. Un secondo alla fine da parte dei 24 secondi, 3 minuti e 52 sul cronometro. Pallone per Zambon, non riesce nemmeno a tirare, c'è Ferrarese, va per le terre invece Piunti, ma ferma il ritmo Ferrarese, serve Tortù, fallo di Piunti, il suo terzo, e ancora Tortù in lunetta. Non certo un buon affare per ora per Orzinuovi. In lunetta ancora Tortù, 17 punti, 5 su 6 dalla linea del tiro libero. Sbaglia il primo. Ancora Tortù dalla lunetta, sbaglia anche il secondo. Più 3, rimane più 3 per Urania. Piunti, Ruggero, apre per Zambon, Scanzi, prova a entrare in area, pallone ben gestito con Cantone da 3 che sbaglia però una facile conclusione dall'arco. Ferrarese, su di lui c'è Scanzi, con calma il play dell'Urania. Paleari scambia proprio con l'uomo in cabina di regia per il Cadua. Fa vedere Paleari, spalle a canestro contro Scanzi, raddoppio di Cantone. Ora Paleari deve riuscire a liberarsi della sfera. Passi da parte del capitano che fa vedere le braccia. Dunque passi per Paleari, nulla di fatto, 3 minuti, un secondo in meno, 2.59. Alla fine della partita conduce l'Urania 57-54 su Orzinuovi. Cantone è libero in area, Cantone, apertura per Scanzi a memoria, tripla di Scanzi, secondo ferro, andiamo Ferrarese, non recupera, Ruggero, può entrare Ruggero, si arresta il tiro, ancora il ferro, Orzinuovi un po' a secco in questo momento, pallone per Bartoli, siamo già dall'altra parte. Tortù, a vedere Ferrarese, scambio su Cantone, Ferrarese sfidato quasi a entrare in area, poi torna indietro sui suoi passi, sfida Perego, il tiro in sospensione, non va,
sputato dal ferro da parte di Ferrarese. Ruggero, fallo da parte di Ferrarese. Non ci sono i tiri liberi, fallo però da parte di Ferrarese. Terzo fallo per il numero 8 dell'Urania, che non ha tenuto la penetrazione di Cantone. Entra Boni, esce Trabona, scusate, esce Scanzi. Ruggero per Cantone, va in penetrazione Cantone su Paleari, si arresta l'apertura per Ruggero, anche lui prova la penetrazione, non va però la conclusione da parte del numero 20 Ferrarese per Tortù. 1:55 alla fine, sempre più 3 Urania, sembra bloccato il punteggio al Palaiseo. Tortù incespica sul pallone, poi prova ad andare, supera la linea dei 3 punti, Tortù fa tutto da solo, secondo ferro. Attenzione alla transizione di Orzinuovi con Ruggero, attaccato da Bartoli, poi Piunti, facile questa conclusione del numero 2 che trova l'ottavo punto personale, meno 1 Orzinuovi. 1:30 alla fine, Paleari, c'è Perego su di lui, si apre Tortù, Paleari prova ad andare in palleggio da solo. Terzo tempo di Paleari che subisce fallo e non segna però. Fallo di Bona, terzo fallo di Marco Bona. Provato ad andare in azione personale Paleari, anche lui va per la doppia cifra, 9 adesso il capitano dell'Urania. Sfinito, ma che chiama il pubblico a sé. 1:16 al termine. Va Paleari, primo tiro libero, va dentro per il capitano. Decimo punto, tocca la doppia cifra Paleari. Più 2 Urania, con i fischi da parte dei tifosi ospiti. Paleari dentro anche secondo. 11° punto, importantissimo per Paleari, più 3 per l'Urania. Piunti apre per Cantone, non va da 3 punti, Cantone si arresta, Perego stoppato da Paleari, Ferrarese recupera, 1 minuto al termine del match, più 3 Urania. Restelli tocca di piede Ruggero, un minuto chiamato da parte dell'Urania. ...16 secondi... alla fine, allo scadere dei 24... ...59-56... in favore dell'Urania su Orzinuovi, grazie ai tiri liberi segnati da capitan Paleari. Thank you.
Paleari chiama a sostegno tutto il Palaiseo sul più 3 in favore di Milano su Orzi Nuovi. Possesso palla anche per i Wildcats. Ma proprio Paleari alla rimessa, si fa vedere Ferrarese dopo una serie di blocchi. Pallone invece per Tortù. Bartoli prova a sfuggire alla marcatura di Bona, si torna da Paleari. Restelli, Paleari prova a far tutto da solo, pallone che gli rimane lì, lotta come un leone, poi c'è il fallo di Bartoli su Ruggero. Secondo fallo di Lorenzo Bartoli. Ancora minuto di sospensione, questa volta chiamato dalla panchina Urania, anzi da Orzi Nuovi. Orzi Nuovi. Più 3, 43 secondi e 6 centesimi. Il time out chiesto da coach Alessandro Crotti, classe 1968, allenato le giovanili del Treviglio, poi Lomendia con la promozione in B1, Rieti Legnano l'anno scorso ad Alto Sebino. Dall'altra parte coach Montefusco, viene dall'esperienza non buona con la prima squadra di Piacenza, esonerato, però poi ha raggiunto la semifinale regionale con l'Under 18 Elite di Piacenza. Torna a Milano da milanese, classe 1971, coach Enrico Montefusco. La Ruggero alla rimessa laterale, palla per Cantone, spezza il raddoppio Cantone, c'è il fallo di Paleari. Quarto sarà bonus anche per l'Urania, secondo fallo di Paleari. secondi 19 alla fine del cronometro. Cantone, azione personale tabellata, pallone per l'Urania. Chiede minuto di sospensione coach Montefusco, anzi chiesto ancora da Orzi Nuovi, scusate. Per la difesa, 32 secondi alla fine del periodo e della partita. Rimessa Urania, 32 secondi e spiccioli alla fine dell'ultimo quarto e della partita fra Urania Milano e Orzi Nuovi Basket. Riceve Paleari sull'attacco di Perego, sbaglia il capitano, allora Ruggero può andare in isolamento verso Perego, il fallo da parte di Ferrarese, due tiri liberi per lui. Perego dalla lunetta,
Il primo a segno, meno due Orzi Nuovi. Sono 11 punti di Perego. Quattro secondi al termine, meno due Orzi Nuovi, 59-57 per l'Urania di coach Montefusco, che passeggia nervosamente. Ora diventa solo uno il punto di vantaggio, perché c'è il dodicesimo punto di Perego dalla lunetta. Ferrarese per Bartoli, vediamo la scelta di Orzi Nuovi che non commette fallo. Bartoli deve liberarsi della palla, serve Restelli, pallone per Tortù che volta pinna. Più 3 grazie al canestro di Tortù. Ora la tripla di Bona, segno! A segno Bona! A segno Bona! Decimo punto, 8 secondi dal termine. Gran tripla di Bona! 61 pari al Palaiseo! Sembrava tutto fatto col tap-in da parte di Tortù, ma ha risposto Bona da 3 punti. 61 pari, 8 secondi e 2 decimi. Pallone per Milano. E c'è il time out in corso da parte di coach Montefusco. Vicini i tempi supplementari. Finisce in questo momento il time out, si dispera Montefusco, difesa buona ma non ottima dell'Urania sui 3 punti di Marco Bona. Ora l'Urania che ha il pallone per tornare in vantaggio. Paleari, rimessa, vediamo lo schema disegnato da Montefusco. Ferrarese non riceve, riceve Tortù, uno contro uno con Piunti. Vediamo se andrà lui la conclusione. Tortù prova la tripla, Tortù tabellone, secondo ferro. Solo supplementare, un altro tempo al Palaiseo con Orzi Nuovi che ha tenuto viva la partita, 61 pari. Ci risentiamo per il tempo supplementare. Riprendo la linea dal Palaiseo, tempo supplementare, 5 minuti ancora tra Urania e Orzi Nuovi, risultato ancora di parità, 61 pari, solo un tempo supplementare ci dirà chi tra le due riuscirà a vincere questo primo scontro diretto alla prima giornata del girone B di Serie B. Conclusione errata da Perego che però poi riesce a tagliare e mette 2 punti. Orzi Nuovi avanti con 2 punti di Perego. Ferrarese, Tortù riesce a togliere la sedia a Bona. Ancora Lorenzo Tortù in possesso di palla contro Piunti, uno contro uno di Tortù, si gira bene Tortù e va dentro. Ancora a segno Tortù, top scorer dell'Urania. Bona si arresta alla linea dei 3 punti e fa ancora male Bona. Fa ancora malissimo Bona. 13 punti per Marco Bona, ma 2 triple che hanno il sapore del sangue per Orzi Nuovi. Più 3 per i bresciani sull'Urania. Ferrarese, apertura per Bartoli, sfidato il tiro. Paleari uno contro uno, sempre contro Bona, prova a girarsi Paleari, 2 punti per il capitano. Meno 1 Urania. Cantone, ancora zona 2-3 per Montefusco. Apertura dalle parti di Bona,
Ora oggetto e soggetto numero uno, apertura per Cantone da tre ancora, 3 su 3 da 3, anche Cantone a segno, più 4 orzi nuovi, che ha trovato delle energie dal nulla. Ferrarese, Tortù, pallone per Paleari, fa vedere per un attimo Restelli, riceve in questo momento, va in penetrazione Restelli e va di mancino anche Restelli. Meno 2 per l'Urania. Vediamo la scarica di triple di Orzinuovi se si ferma. Cantone 1 contro 1 con Tortù. Il taglio da parte di Perego. Palla Urania. Cambio, entra in grosso al posto di Paleari. 2 minuti e 36 alla fine del primo e speriamo unico tempo supplementare. Tortù riceve palla dalla rimessa d'ingrosso, apertura per Restelli, è proprio ingrosso che va all'uno contro uno con Perego, spalle a canestro ingrosso, si gira, prova la conclusione di tabella, non va. Rimbalzo di punti, Cantone in palleggio, ora più tranquillo Orzinuovi, pallone per Piunti, sempre contro ingrosso, raddoppiato la Ferrarese, Piunti gira, Cantone, pallone per Ruggero, non sarà sedere andare da tre, allora torna a palleggiare sull'attacco di Ferrarese, ora Cantone da tre punti, va anche Cantone, nono punto per Cantone, 2 su 2 nel giro di una manciata di secondi, più 5 per Orzinuovi. Partita che è girata nel tempo supplementare grazie a Cantone che ha trovato due conclusioni da tre punti dal cilindro, ha trovato i conigli che stanno portando Orzinuovi a condurre 67 a 72. Rimessa Urania sotto di 5 punti a 2 minuti dal termine del primo tempo supplementare. 67-52 in favore di Orzinuovi. Ferrarese prova a penetrare, pallone per Tortù. Non va la tripla, primo ferro, gran rimbalzo di ingrosso, apre proprio per Tortù. Fa vedere sempre ingrosso, non riceve. Tortù vuole andare da solo, fallo da parte di Cantone, terzo fallo di Carlo Cantone. Primo assegno per Tortù. 22 i punti per Lorenzo Tortù. Il 23 non va, più 4 per Orzinuovi, 1 minuto e 40 alla fine. Difesa allungata dell'Urania. Bona, Piunti ancora per Bona. Difesa 1-3-1, ora per coach Montefusco, a uomo. Con i cambi sistematici, pallone in mezzo, Piunti. C'è il fallo. Da parte di Ferrarese.
Esce per 5 falli Ferrarese. Entra la Ganà. Due tiri liberi per Piunti. Primo assegno. Nono punto per Piunti. Tutti nel secondo tempo. E va a 10 il centro di Orzenuovi. Tortù in palleggio. Supera Piunti, Tortù. Pallone per Ingrosso che non va subito alla conclusione. E poi fallo antisportivo di Ingrosso. Con Piunti che accenna una reazione. Fallo antisportivo. Secondo fallo. Per Ingrosso. Espulsione per doppio antisportivo da parte di Ingrosso. Con Piunti alla lunetta. Tiri liberi e possesso per Orzinuovi in vantaggio 68-74. Dentro il primo. Anche il secondo. Più 8 Orzinuovi. Bona sull'attacco di Bartoli. Lascia scorrere i secondi naturalmente, che è tutto a favore di Orzinuovi. Bona, la penetrazione di Bona. Due punti per Bona. Rimane a terra Paleari, medicato dallo staff Licadua. Si rialza Paleari, è fatto male al setto nasale. Niente e nulla ravvisato dall'arbitro. Si riprenderà con la semplice rimessa da fondo a favore dell'Urania. La Ganà, ultimi 50 secondi. Urania sotto di 10 contro Orzinuovi. La Ganà si arresta alla linea del tiro libero, non va. Finisce qui ormai la partita con Orzinuovi che conduce in porto la prima vittoria stagionale. Gran colpo corsaro dei bresciani che vanno a vincere su un campo ostico come quello del Palaiseo dell'Urania Milano. Ora Bona prova la casa sua, non va a segno e lascia quindi scorrere il cronometro. Ora la formazione di coach Alessandro Crotti. Siamo in onda solo per darvi praticamente il risultato finale, ma la vittoria è ormai certa da parte di Orzinuovi sull'Urania, che prova a ripartire in contropiede. 4 secondi a spicciolo alla fine. Tripla da parte di Bartoli che non va, e dunque si chiude il match al supplementare
68 a 78 per Orzi Nuovi, che dopo la tripla in chiusura di tempo da parte di Bona è riuscita a vincere un incontro ostico al Palaeseo contro l'Urania Milano e trova anche la prima vittoria in campionato. Ricordiamo gli scorer, i top scorer delle squadre: Tortù 22 punti, il top scorer di partita, 13 per Paleari e Ferrarese per l'Urania, dall'altra parte 15 per Marco Bona, top scorer di Orzi Nuovi, 14 Perego, 13 Ruggero e 12 Piunti. Un saluto dal Palaeseo, da Sabino Palermo.